Ah, ma sai, stasera c'è stato lo spettacolo della Scagno delle Stigie. Ah, sì? Ci vorresti andare? Sì. Sai, Adelaide, la figlia di Sandro e Coralie? Lei c'ha un biglietto in più. Solo che io stasera c'ho un impegno, non ci posso andare. Peccato. Ah, ma Matteo! Ma perché non ci vai te? Così la conosci, dovresti uscire con tipe così. Dai, Mattia, lo sai che a Matteo non piace il teatro? Sì. Però dico solo che magari ogni tanto potresti smettere di stare presso solamente a videogiochi e fumetti e frequentare posti culturalmente stimolanti, tipo caffè letterari, teatri. Raga, scusate, non mi sento bene. Scusatemi. Matteo. Posso? Entra. Matteo, si può sapere che cos'hai? Lo so, non mi sento me stesso, non sto bene, non mi sento bene, Luca. Perché? Perché mi rendo conto di essere tutto quello che Mattia non vorrebbe mai da un amico. Ma che cosa dici? Mattia ti vuole bene, a modo suo, ma ti vuole bene. Sì, ho capito, Luca, però Mattia vorrebbe un amico a cui piace Fazio, Santoro, la musica dei Cuccini, il cinema dei Kusturiz. Io questi proprio non li sopporto, capisci? Non li sopporto. Matteo, non è che forse sei di destra? No, ma di che te pare? No, no, non esiste proprio, è assurdo. No, ma come di destra? Non lo so. Te che dici? Ehi, vieni qui. Vieni qua. Oddio, sto adesso viene a sapere Mattia. Ehi, hai detto che ancora non lo sai, no? Tu prova a capire il mondo di Mattia, prova a conoscerlo davvero. E vedrai che tutto questo sarà soltanto un momento di confusione, Matteo. Tu dici? Matteo, ci siamo passati tutti per il periodo delle contestazioni. Tieni, se vuoi schiarirti le idee, usa questa. Ma questa è una cassetta, è dell'88. È uscita ieri col Corriere. Vabbè. Dai, mi raccomando, Vabbè. Oh. Benvenuto alla nostra serie. Verifica quanto sei un perfetto intellettuale di sinistra. Questa è l'audiocassetta numero 1. Sei pronto a capire quanto sei un intellettuale di sinistra? Sì. E allora cosa ci fai in piedi, Balilla? Un vero sinistroso sta sempre seduto, scacciato, sbattuto. Incrocia quelle gambe. Hai la kefia di mamma quando è andata a Kabul negli anni 70? Sì. Hai le clacks di papà? Certo. Allora, stai entrando da Feltrinelli. Guardati intorno. Ripeti con me. Ehi, è uscito il nuovo libro di Harry De Luca. Ma queste sono le note dell'ultimo album di Goran Bregovic. C'è il DVD di 300 in offerta. Ah sì, ma quello è il DVD di 300 in offerta. Ah, fregato. Cazzo! Siamo arrivati al punto più critico del comportamento del perfetto intellettuale di sinistra. E cioè? Cantare. Chi sei? Alemanno che canti l'inno. Siediti! Un vero intellettuale di sinistra non canta lì. Dai, su! Non provarci, non sentirti fiero di nulla. Lo senti? Lo senti quel brivido patriottico che ti scuote dalla spina dorsale fino alla punta dei capelli? Tutti gli altri cantano, urlano di fronte all'inno, ma tu no! Fa quello che ti pare, ma non cantare. I veri intellettuali di sinistra leggono, guardano film, disquisiscono, ma non cantano l'inno d'Italia! C'è pronta la danza d'Italia che va te! Mattia. Oh, Mattia. Senti, ce l'hai ancora il numero di quella là? Di Adelaide? Sì, di Adelaide. Cioè, voglio uscire stasera, voglio andare a teatro a vedere Ascanio Celestini.
È carino sto posto, non lo conoscevo. Ma sì, è un amore. Guarda, secondo me è un posto che pochi possono capire. Però è buonissimo e poi la cucina macrobiotica c'ha sempre il suo fascino, secondo me. Sì, infatti centrifuga di piselli e carote degli orti della Val di Cresta. 18 euro. Pane di Camut con olio. Camut. Camut. Non lo conosci? Sì, non mi ricordavo la pronuncia. Con olio viterbese 15 euro. Mezza brocca d'acqua di sorgente 9 euro. Insomma, ti è piaciuto lo spettacolo? Sì, 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 diciamo di sì. E magari alcune cose un po' meno, ecco. Boh, usa sempre gli stessi personaggi, sempre gli stessi stilemi, un po' ripetitivo, sempre il pregare, il buon pregare. A me è piaciuto tantissimo, l'ho trovato proprio stimolante, sai? Comunque molto vicino alla gente comune. Prenditi la centrifuga di piselli e carote che guarda qua la fanno pazzesca. È 18 euro. Ma tu lavori? Guarda, purtroppo lo studio mi assorbe tutto il tempo e quindi per ora sono proprio costretta a farmi dare una mano da mio padre. Anche perché, cioè, non so se hai visto, ma i loft a 3 stelle ormai hanno un prezzo folle. Ma non hai, tipo, magari pensato di trasferirti un po' in periferia? Magari è meno caro. Ah, senti, a proposito, questo weekend io e i miei ex amici del tasso andiamo tutti a Capalbio, non so se voglio venire. A Capalbio? Ma in Toscana? In campeggio. Guarda che tipo che sei. No, mio padre è un cascinale lì vicino, l'ultima volta eravamo in 80, calcola. Un cascinale? Che cos'è un cascinale? Perché è presente una cascina, una fattoria più grande. Molto più grande, molto più grande in realtà, diciamo. È una casa che c'è più o meno di 45, poi c'è la piscina da Fiorico. Non la senti sta fisarmonica? No, cosa? Beh, insomma, ti dicevo, poi se vieni e devi troppo venire, ti faccio provare una cosa pazzesca, che è questa birra artigianale che produce mio padre in Belgio. Birra squisita, artista in Belgio, artigianale, prodotta da mio padre. È il tuo, il monastero artista del fatto artigianale. Ma che cazzo? Ho sentito? No, che senti? Sento tipo un suono. Ma ti dicevo, mio padre è comunque un tizio, cioè, troppo forte. Cioè, gli piace la vita comoda, però, cioè, non sai, alla nostra età, cioè, stava fuori come una zucchina. Cioè, tirava le molotov contro i carabinieri. Le molotov ai carabinieri. Stava fuori. Stava proprio fuori, come un cavallo, non l'ho mai detto. Pirati dei Caraibi, insomma, però molto molto più grande. Gli acquisti sul galeone, tu hai una storia bene. Artista dove viene fatta, chiamato come me, Adelaide. Papi? Ehi, ciao. Bene, senti papino, ti volevo chiedere una cosa. Non è che per caso mi hai ricaricato la Poste Pay? Vabbè, devo chiedere un favore a Matteo. Dimmi. Ti dispiace pagare te il conto? Decade. Sembra sempre che sia per decadere e invece è sempre lì. Domani. Oh Matteo, allora? Com'è andata? Compi i primi 3 mesi. Da paura. Anche sicuro che è andato tutto bene? Sì, se senti, sono rimasto con la gola. Certo, sta nel freezer. In Senato. Eppure la legge Severino dice. Che cazzo è questo? Come cos'è? È la cola bio, l'ho presa al mercato consolidale, buona! Ma nel nuovo napoletario della lingua italiana anche la... Ma sta de culo, Matti, ma che schifo! Ma che? Ma senza antiossidanti! È fuori dai circuiti di consumo, ma te è buona! Non è uguale! Quale? Non è uguale! Non è uguale! Vabbè, senti, sei appena arrivato comunque, perché non ci diamo il filmettino di Custurizza? Ma ti a me mi fa cagà Custurizza! Vabbè, dai, allora vediamoci quell'altro, quello di Abelardisca e Shish, no? La vita delle che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes con quella scena lesbo lunghissima. E vabbè, allora già che ci stiamo gli vediamo a Sasha Grey e Stoia una Palma d'Oro, che dici? E in Senato. E tu che cazzo stai a fa'?
Sono andato un attimo in bagno. Un attimo in bagno, di nuovo cagato nel nostro bagno, un'altra volta. Sto qua, mi scappa, faccio. Ma che cazzo significa? Ma non puoi andare a casa tua a cagare, una volta, vai a casa tua a fare certe cose, scusami. Che hai detto? Che cosa hai detto? No, intendevo a casa tua a boccea. Che vuol dire a casa tua? Che vuol dire? Vuol dire che potrebbe anche andare a boccea a cagare, Betani, una volta. Che cazzo è sta storia? Chiedigli scusa, chiedigli scusa. No, sì, non gli chiedo. Chiedigli scusa. No, sì, non gli chiedo. Chiedigli scusa. Chiedi a Betani scusa. No, zio. Ho detto di no. Voi vedete che ti faccio cacciare di casa? E perché mi fai cacciare di casa? Perché non mi piace la coca o la birra? No, perché sei limitato, Ah, io sarei limitato? Sì. A te non te ne frega un cazzo di capire quello che penso io, non ci ha manco mai provato. Perché tu pensi che è normale, facile c'è una persona come te, non si può capire. Cosa? Dillo, dai, c'è sta un fascista. L'abbiamo detto alla fine. Bravi, l'abbiamo detto. Allora, noi oggi siamo tutti qui per dare l'estremo saluto al signor Corradini Matteo. Il nostro coinquilino ci ha deluso, e profondamente. Le nostre divergenze, ormai insanabili, in particolare il suo essere fascista, portano le nostre strade ad un bivio. Mattia, io ve l'ho già detto, non so fascista. Sentito tu, fascista! Già tanto non ti abbiamo preso a testa in giù, a Largo Spartaco. Ragazzi, beh, che succede qua? Che non lo vedi, Luigi? Cacciamo Matteo di casa. Perché? Come perché? Perché è fascista, parole sue. Mattia, veramente l'hai detto solo tu che sono fascista. Dai, zitto tu. E quali sarebbero i motivi che ti hanno spinto a questa conclusione? A Matteo non piace Gusturiz, ok? Non gli piace Scagno Celestini, non legge De Luca. Non gli piace Blob, non guarda il cinema impegnato. Soprattutto poi, dai soldi alle multinazionali. Mi sembra che tutti questi tizi facciano una prova. Vedi Mattia, se preferire 300 alla vita è bella, Watchmen a Baricco, gli Slayer a Guccini, significa essere di destra. Beh, vedi Mattia, allora anche io sono di destra. Ma che dici? Non ci credo, Luigi, non anche ci voglio. Io sono di destra. Pedani! Ma poi tu sei. Dov'è la riconoscenza? Cos'è la riconoscenza per te? Anche Don io Dipeso? Sono di destra. Tu no, tu non puoi farmi questo, sono appena arrivata, poi. Anch'io sono di destra. Rosetta! Cuoque, tu. Non me l'aspettavo! Anche io sono gay. No, di destra. Volevo dire di destra. Proprio, ma che dici, posa? Ma smetti di seduto! E tu? Non provare ad alzare il culo da. Luca, come vuoi farmi questo, Luca? Mattia, per favore, scava dentro te stesso. No! Scavaci, per favore. Mattia, non sei anche tu stanco di questa sensazione di stantio, di autocelebrativo? Mattia, no, io no. Tu devi capire che la questione non è essere di destra o di sinistra. La questione è che la cola biologica è una merda. È una merda. E va bene, sì! È una merda!
E va bene, io adoro la Coca-Cola, va bene, me ne faccio pure i cubetti di ghiaccio. E mi dispiace per i poveri contadini del Chiapas, ma la Cola Bio fa cagà. Ma te, scusami. Scusami. Ehi, campione, campione, è tutto finito, stai tranquillo. Adesso passiamo un po' di tempo insieme con tutti gli altri e risolleviamo gli animi della casa, va bene? Come? Oh, ascolta le mie parole con attenzione, Persiano. Forse avresti dovuto fare lo stesso. Questa è blasfemia! Questa è pazzia! Pazzia! Questa è... Thank you.